Benvenuti sul canale PG Passioni Games, tossina di rito. Come vi avevo promesso, questo venerdì, che lo sto registrando di giovedì, poi lo vedete venerdì, vi porto alle ore 16 un episodio dove non c'è il riepilogo della settimana, come facciamo tutte le domeniche. A proposito, domenica ci sarà, ma una partita. Si torna sui campi di football. Ci si torna dopo un po' di tempo, quindi vediamo un po' se ci sono dei miglioramenti. Giochiamo, ahimè, una partita online contro un avversario. Si parte dalla nona divisione, piano piano riscaleremo, forse, non lo so, le divisioni. Volevo portare sul canale, prima della disfatta magari, perché sarà una disfatta molto probabilmente, perché tanto che non ci gioco, però la squadra ce l'ho, quindi proveremo alcuni giocatori, quindi vediamo insieme. Poi magari nei seguiti di video, se qualcuno è interessato, a suggerire il tanto ci abbiamo Neymar da provare, il biondo, è qui il biondo, e dicevo appunto, c'è qualcuno che può suggerire, ben venga. E intanto vediamoci il quello che si deve prendere, monete, ok. A proposito, noi siamo a 100 monete, quindi io le voglio subito andare a prendere, perché io sto registrando prima di giovedì, quindi c'è sempre la possibilità di averci la possibilità di prendere qualche giocatore che abbiamo visto domenica, che erano molto interessanti, tipo il buon Kessié, no? Di questi giocatori qui ci abbiamo Kessié, che sarebbe strepitoso. Io ho letto anche sui vari social a cui fa riferimento il canale, tra i quali PES Play Normali, sotto trovate tutti i collegamenti, mi raccomando, tornate a calcare un po' anche quel gruppo. Uno dei miei centrocampisti è Kessié, ovviamente. Chi è che dirà, chi è che il faccione prenderà? Sì, assolutamente, noi ci prenderemo Palacios, molto probabilmente prenderemo Palacios, che insomma, per i più è noto, per chi segue il canale, perché è un anonimo, cazzo dici, ma è uno che ha lo stesso nome di un nostro giocatore del Co, e qui Saka anche sarebbe buono, mi piacerebbe tantissimo così. E altrimenti chi ci sarebbe? Prenda un po'. Questi qui nemmeno, il Milan, Italian De Lucas, no, io voglio lui, via, un giocatore, spendiamo le 100 monetine e vediamo cosa si avviene. Ovviamente che sì, non verrà mai, però vediamo che cosa viene, che venga che sì, e poi faremo questa benedetta partita, ritorneremo come, niente che sì, però un 5 stelle, campionato inglese, Saka, no, Isaac, attaccanti ce ne abbiamo a Iosa, ma comunque possiamo portarlo in panchina, lo proviamo subito, vediamo un po' com'è questo Isaac. Velocità ovviamente, qua c'è 20, niente, livelli nulla, non c'è niente di miglioramento, vabbè, lo portiamo subito in campo Isaac, dai. Allora, tanto domenica parleremo un po' di quelle che saranno alcune cose che insomma sono tra 9 ore campagna 600 da un set, sì. Dicevo, la schema di gioco, noi si gioca con questo, quindi con il trequartista, centrocampista, niente le ali, a differenza di FIFA, dove chi segue il canale sa che io gioco molto sulle ali, qui invece gioco un po' meno. Allora, io qui direi di metterci, vediamo un po' nei sostituti. Allora, Neymar io non porto lui, allora parte le riserve, vediamo un po' riserve, però come si fa, valutazione stile, no, come si fa, aspettate, è così, così, no, così, screen soft, no, per vedere tutti i giocatori, non voglio, ecco ci siamo, allora sarà i 40 ladroni, no, io volevo vedere il nostro Ben, dov'è? Mamma mia, ma poi vabbè, 96, però io c'avevo anche Neymar il biondo, dov'è? Messi, tante versioni, anche Foden, Rivaldo non giocherà mai, Quagliarella, eccolo qui, Neymar, mettiamolo al posto di lui e lo proviamo subito, perché Neymar è la seconda punta. Allora, poi al posto di Ben Yedder, no, al posto di lui, io volevo prendere, aspetta, una riserva, ma come si fa? Non funziona più?
Io volevo mettere, ci sono un altro ragazzi, quello di prima, Isaac, non c'è, sono tutti con la, non ci sono più trovato, non ci sono più, anche Caraschiaglia lì, dov'è? Debray, ci sono tanti giocatori A, io invece non ho messo una mazza, De Rune, Mediano, ma dov'è? A caso, si va a caso, si va a caso, Depay. Magnan è D, Magnan è B, Messi, Lampard è molto forte, Barella, Barellino c'ho quell'altro. Allora, dov'è qui? Deco, Tonali, Tchouaméni, Foden, Milinkovic. Ma quello di prima dov'è? Isaac, c'è? Eccolo. Ok. Lo mettiamo al posto di Lautaro. Quindi si mette Isaac e io direi subito così, però ragazzi, mettiamo lui e poi questo, cambiamolo. Certo, ci abbiamo un altro Mappé, quindi mettiamo l'altro Mappé. I giocatori ce ne abbiamo talmente tanti, ragazzi, che non ci si capisce più la mappa. Anche Alan, vedi, ma no, questo Mappé qui è uguale. Ci forma, quindi bisogna mettere per forza uno. Un po' e no, e anche l'altro Mappé è la del Gate, seconda punta, giochiamo con lui, dai. Mappé e però no, vabbè, facciamo così, guarda, mettiamo al posto di lui, mettiamo Neymar, che è in forma. Ok, così lo proviamo subito, però mettiamolo come modifica in seconda punta. Ecco qui, 99. Quindi si gioca con Neymar, Messi e Isaac. Poi di qui abbiamo Rabiot, Casemiro, Renatino Sanchez. Poi che abbiamo di centrocampisti, Lewandowski, troppe punte ce l'abbiamo, troppe punte. Troppe punte. Però uno può fare trequartista, lasciamo sta così. Vai, allora giochiamo in questo modo qui, vediamo un po' di trovare un avversario che sia decente. Ebbene sì, mi butto subito sul campionato. Allora, fase 8 inizia. 8? Perché 8? Divisione 9. Ok, vai, andiamoci a trovare subito un avversario. Ragazzi, noi giochiamo sempre con la maglia del Genoa, quindi si riparte dal basso, ma come disse quella, la costruzione di una buona casa parte sempre dalle fondazioni. Dalle fondamenta, le fondazioni troppo tecniche. Quindi, ragazzi, seguite magari le avventure del faccione. Ritorneremo a calcare i campi di eFootball. Quindi faremo un po' così. Ora, tanto questa settimana lo vedete il venerdì pomeriggio. La settimana prossima vediamo un attimino. Tanto io ovviamente farò qualche altra partita perché non posso farvi vedere tutte le partite, sennò veramente vi annoiate. Però, insomma, qualche cosita. Avversario trovato, vediamo un po' se c'è qualche miglioramento. Lui è in nuova divisione come noi. C'è una squadra più o meno come la nostra. Gioca però con. Vediamo un po' avanti. Così mi dispiace, ma pensi che nella serie. Così si vede qualcosa. Allora, noi giochiamo con Oliver Kahn-Porta, Rudiger, Van Dijk, Pavard, Robertson, Casemiro, Renatone Sanchez, Rabiot, Messi, Isaac. Quindi si fa debuttare un attaccante nuovo. Schema di gioco, vediamo un po', sono tutti perfetti, perfetti, perfetti. Isaac fa così, quindi sinceramente, mentre invece i sostituti che sono? Ah, Lewandowski al burro, Lewandowski non entrerà. Scholes, anche lui Scholes mi piace tantissimo. Però lasciamo Rabiot per ora, vai, lasciamo Rabiot. Ma che squadra ci si va, ci sa veramente. L'avversario? Avversario gioco con Kylian Mbappé davanti, Leao Messi, lui gioca con 4-1-2-3. Rice, Theo Hernandez, Saliba, Saiss, Magnan, Pavard, Rabiot, trequartista. Noi ci gioca con il buon il biancone lì. Vai, ciccio, via, giochiamo questa partita, vediamo un po' se ci sono miglioramenti, se ci sono dei peggioramenti. Non sbagliamo tasto, ricordiamoci che i tasti rispetto a FIFA sono invertiti. Quindi io ultimamente sto giocando esclusivamente a FIFA per vari motivi, ve l'ho detto. Il sogno ricomincia da volte qui, anche nei tutti i weekly. tifosi presenti allo stadio non possono che essere felici per il ritorno in questa competizione.
una scena che comunque fa effetto vedere Genoa contro PSG, la tesi è finita dunque, le chiacchiere da bar e i fiumi stroversati durante le tanto il campo ragazzi è rimasto rosso, lasciano da adesso in poi il tempo che trovano, è il momento delle partite che contano. Vai, insisti. E come sempre, alla fine sarà il campo a parlare. Messi! Subito di. Subito Messi in gol. Subito 1-0 per noi. 1-0. Si comincia molto bene. Sì, avversario un po' scarso. Probabilmente molto scarso. Però dove va lui? Sempre uguale. Ha finalizzato. Sì, dove va? Si è bloccato. Probabilmente si ritira di già, ragazzi. Quando fa così vuol dire che si ritira di là. No, non puoi andare, o salti. Non mi riesce a fare lo zoom. Poi, ragazzi, questo si muove più. Dai, peccato. Vediamo il gol, Messi che diciamo da folletto li recupera e poi non sbaglia, grande legnata sotto la traversa, 1-0 per lui, via. Cominciamo subito bene, ma dicevo il campo, non mi piace il campo, non mi piace, no. Non mi piace un campo. Passaggio sulla destra, no, ho preso. Grande movimento nello spazio, palla al centro. Palla in avanti verso il compagno. Marinatone. Bravo. C'è lui solo. No. Posizione Fabio. Dicevo, non mi piace il campo perché sembra finto. Bravo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Porca miseria, Magnano l'ha preso. Sembra finto, capito? Sembra un campo finto. Perché non fanno com'era? Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ma dove va? Dove va Lungherone lì? Pedri. Volevo fare. Ah. La gioca sulla destra. C'è Messi. Tu, Calcio di punizione per il Ma okay. Che? Non l'ha fatto, non è mai toccato. Bella partita. Messi sbarbato bruttissimo. Noi ci abbiamo anche noi lo sbarbato. Non lo ricordo. Bravo. Messi, autore di una Daglielo. In questa partita, riceve la palla. Ah, Isaac. Si avvicina alla porta. Ha solo il portiere davanti a sé. No. Frigio, ho sbagliato proprio tasto un'altra volta. Potevo fare 2-0 tranquillamente. Vabbè. Potevo fare 3-2-0, vabbè, comunque. Messi a spazio per conclusione. È scarso, via. Isaac è molto scarso, molto scarso. Quella posizione doveva assolutamente andare. È scarso, è scarsissimo Isaac. Scarsissimo. Io di solito facevo giocare, se vi ricordate, qualche partita. Poi vi ci metto magari come ultimo video, come diciamo alla fine del video, l'ultima partita fatta su eFootball. Vince il duello, la fa sua. Messi. Bravo, Messi. Renato Sanchez. Passaggio fantastico. Messi. L'aveva piazzata. L'aveva piazzata. Bravo, ma hanno sbagliato ancora. Hanno avuto diverse occasioni. Sì, no, questo qui è quello la banda. Messi la banda. Neymar, che deve fosse. Prima o poi la rete arriva. Credeva fosse qualcosa, o biondo. Ah, credeva fosse mia. Attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Tom. Errore qui, pallone sprecato. Ci prova con un pallone profondo. Giocata nello spazio, in profondità. Riesce ad intercettare. Cerca un'azione veloce. Contrasto in scivolata. Opportunità di ripartire. Se ne va. Ha incontrato un degno avversario. Non avanza oltre. Sospiro di sollievo sugli spalti. Fallaccio. Ammonire. Un'ammunizione. Giusto. È entrato malissimo da dietro. Su Neymar. No, Neymar ce l'abbiamo già anche l'altra carta. Ma mi sembra uguale. Forse lo so già anche. Casemiro. Rabiot. Bravo. Pedri. La gioca a sinistra. E trova bene il compagno.
Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. La palla è ancora loro, riprende l'azione d'attacco. No, Isaac è veramente una cosa scarsissima. Palla filtrata per Neymar. Supera il diretto avversario. Dai, è scarsissimo. Isaac è scarsissimo. Via. Secondo tempo, ragazzi, si fa fare la doccia a questo ragazzone. Al pennellone lì. La parete difensiva oggi è difficile da girare. C'è Messi. Oddio, oddio. Difesa. Renato Sanchez. Lì può partire il contropiede. Palla per l'uomo più atteso. La giocano rapida, nello stretto. Non ci siamo. Poi dai, la palla quando può entrare, non entra. Bravo, bravo. No, non mi piace il campo, troppo perfetto. Non ci sono righe a terra quando uno fa il contrasto. Messi. Costruiscono la manovra con occhio alla conclusione. Bello però, l'azione è molto bella, però Isaac come prima punta fa veramente schifo. Vediamo chi ci si mette. Ben Yedder, nel secondo tempo mettiamo Ben Yedder, anche se è piccoletto, ma lui è un pennellone, di testa una piglia male. Beh, questo mamma mia, quanto meno discutibile. Isaac, Messi deve solo tirare. Renato Sanchez. Oh, bellissima stazione. 2-0. 2-0 di Renatone. 2-0. 2-0. Siamo tornati anche su eFootball. Fateci spazio. Siamo tornati. 2-0. Bello, bello scambio. La squadra è forte, ragazzi. Su eFootball, sentendo niente sostanzialmente. Questa è una bella azione. Non ci ha capito nemmeno nulla. Avversario ovviamente più basso, ma era giusto, cioè averci un avversario un po' più basso, in maniera tale che in mano non c'è dubbio, possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Allarga il gioco a destra. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Provano a partire in velocità. Rabiot. Si trovano loro nello stretto. Buona serie di passaggi. Buongiorno. Nessun dubbio qui, calcio di rigore. No. Calcio di rigore, perché calcio di rigore? Vabbè, che qui l'arbitro è veramente scarsi. Calcio di rigore. Era calcio di rigore. Allora, ragazzi, ora con chi si batte? Battiamolo con Isaac. Ora subiscono le conseguenze. Qui calcio di rigore di chi è? Ah, lo sgambettino, sì, vabbè. Il portiere adesso ha bisogno di un miracolo. Allora, seleziona il tiratore. Se così riuscirà a salvare anche Isaac, dai. Che batte 78, anche se sbaglia, pazienza. Ragazzi, che scarsa, non l'aveva spiazzata. L'aveva spiazzata. Oh, Isaac, ragazzi, si è fatta che batte il rigore. Fa proprio cagare. Vabbè. E si dà fiducia anche nel secondo tempo. Dai, si dà fiducia. Tanto. Questa partita credo che non ci siano grossi problemi nella vittoria. Fao è un giocatore da non. Rice. Ma insomma. Sulla destra. E là. Rice. Oh. Intercetta il pallone. Ben fatto. Occasione per il contropiede. Palla filtrata per Neymar. È riuscito a passare. Messi. Attenzione, può avanzare e tirare. E là, ha fatto il pallonetto. È velocissimo, sì, ragazzi, questa partita lì con questo ruolo trequartista è su. Allora, Isaac, che facciamo? Facciamolo, lo manteniamo in campo, perché sbaglia anche il calcio di gol. Però non ha sbagliato lui, perché il portiere l'ha spiazzato. Entreranno in campo con la stessa intensità. Giochiamo col solito. Poi magari nel suo tempo si mette dopo 10 minuti il suo tempo. Vediamo se si riesce a fargli fare un gol. Però fino a questo momento, per la verità, un po' scarsi. Cambio di giocatori. Intanto è vincere questa partita, così riusciamo intanto a salire. Iniziano i secondi quarti. All'ultima avventura, se non sbaglio, eravamo rimasti in quarta. Passaggio sulla destra. E passa.
cerca lo spunto. Vai botte. Vento impeccabile. Palla filtrata per Neymar. Si libera con classe. No, è la pancia. Rice. Mbappé. Tu, allarga, ragazzi, lui deve da tutte le parti. La palla viene rigiocata verso l'interno. Attieni. Dicevo, Renato Sanchez, ragazzi, da tutte le parti. Però, bella apertura. Mbappé. Dicevo, però, un po' in tutti e due i giochi di calcio, rispetto alla realtà, è parecchio attento, accorgendosi dell'errore casato, della difesa, nel senso, e cercando subito di sfruttarlo. Isaac. La ricerca di un compagno davanti. Rabiot. No, Rabiot, cavolo. Rafael Leao. Vede la mia un'altra azione in copertura. Bravo. Verticalizzare. Guarda che colpo di tacco. Opportunità per il contropiede. La mette sulla sinistra. Bello questo lancio. Fa male i calcoli. E nessuno, però, vabbè. Passa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Scarso, eh? Isaac. Errore qui, pallone sprecato. L'affluenza di quest'oggi è di 1987 spettatori. Quanti? Hai odio. Sì. Ecco un'occasione di contropiede. Mbappé. No. Colpisce. Boom, ce l'ha batto, visto? Ce l'ha fatto il gol. Ragazzi, quindi questo ce l'ha fatto Mbappé, anche se è in può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Allora, facciamo i primi cambi, dai. Primi cambi vanno fatti. Allora, schema di gioco. Allora, abbiamo di cuffia Isaac e Rabiot. Sostituti, si è detto Horschel e poi anche Barellino, vai. E poi qui non ce la fanno più. Mamma mia, allora, chi ci si mette? E poi qui si può fare il quinto. No, quinto. Sì, beh, abbiamo un po' cambiato mezza squadra. Abbiamo cambiato mezza squadra. questa va vinta, ragazzi. Ora facciamo troppo furbi, sbagliamo troppe cose. Allora, vai. Numero 22. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Bravo. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Sì, Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Eccoci, 2-2. Quanta cerca il tiro. Hai visto? Che bischerata, da 2-0 a 2-2. Dai, ragazzi, però così è veramente rosa. Allucinante. Qui è molto da apprezzare. Allucinante. Ma la difesa non è. Errori. Hanno dormito come cosa. Adesso cosa vince? Ora basta. Ora giochiamo serio. Rimontare lo svantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata. Ecco, per favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. E diciamo seri. Provano a partire in velocità. Vediamo se può capitalizzare. Un contrasto di cui aveva 2-0. Mi sono usciti indenni. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. No! Per Ben Yedder. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Trova il compagno in ottima posizione. Intercettato. Mamma mia. Errore qui, pallone sprecato. Pedri. Quanti errori? Prova a giocarla in profondità. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Vai del Piero. Altro rigore. Era sbagliata questa, dai, se no deve veramente. Cioè, siamo nettamente superiori, ma sei giochicchiato. Ha deciso di rischiare. Dai, un altro rigore, ma è giusto. Questo è. L'avversario poteva tirare e lui ha pensato di fermarlo con le cattive. Decisione sacrosanta da parte dell'arbitro. Tutto pronto dal dischetto. Vediamo se riesce a superare il portiere. Oh,
e c'è... Stavolta l'ha fatto, meno male, ha avuto fortuna. Ha avuto fortuna. Ma questa partita, ragazzi, bisogna vincere la 18-0. Capisco. Sì. Via, 2-1. Anzi, 3-2. 3-2. Che partita ridicola. Brava, questa era ridicola. Più di quell'altro, forse. Via, facciamo venire un altro, là. Sei ingalluzzito. Più degli avversari. L'arbitro ha preso una decisione davvero coraggiosa assegnando il rigore in questa fase della gara. La squadra comunque ha saputo. Andiamo subito. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. C'è Messi? No! Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. La mette in avanti. Del Piero libera il compagno meravigliosamente. Ora Scholes. Possibilità colpire. No, cosa ha preso? Cosa ha preso? Cosa ha preso? Controlla la palla e inizia ad accelerare. Passaggio splendido. Prova la conclusione. No. Incredibile traversa. Il Genoa riconquista subito la sfera. Colpisce. Oh, ma guarda quanti errori, ragazzi. Siamo tutti ringalluzziti. Tutti ringalluzziti. Bella, bella, bella partita, però dei si sbagliano questi colpi. Ma dai traversi. Il portiere ha fatto miracoli. Ce la fa più. Attenzione, un cambio. Il Paris Saint-Germain ha optato subito per un altro cambio. Giusta sostituzione, se fosse rimasto in campo avrebbe corso il rischio di aggravare ulteriormente il suo fortuna. Già, forse lui avrebbe preferito rimanere comunque in campo, ma l'allenatore deve pensare al bene della squadra. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Può liberare il tiro. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Hernandez. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a buono. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Finita. La si sentirebbe giustamente la posizione irregolare. Ragazzi, questo debutto qui, ritorno andavo alla divisione, credevo fosse più tranquillo. Ma era più tranquillo, ho sbagliato troppo, io ho sbagliato. Ben Yedder nello spazio per Del Piero. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Ora Del Piero. Scholes. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Palla filtrante per Messi. Che pallone, Messi! Fa buona guardia Maignan. No, che errore, ragazzi. Meno male si è vinto 3-2, ma quanti errori si è fatto. E poi si è preso per due imbecilli. Vabbè, dai, siamo tornati con una vittoria. Bella partita, però. Bella partita. Bella partita. Dove praticamente abbiamo sudato le sfumose sette. Però, ragazzi, la squadra è molto forte. È una bella difesa. Rudiger e Van Dijk veramente sono una roccia. Ci sarà da riprovare per vedere se si riesce a arrivare in divisioni maggiori. Ragazzi, che dire? Il gameplay più o meno è lo stesso. Più o meno è lo stesso. A livello di grafica, io non ci vedo grosse difficoltà. Forse un pochino del pubblico, qualche cosa. Però a livello di gioco secondo me molto molto migliorato, molto migliorato, è divertente. Lasciamo perdere che io mi sono fatto rimontare i due gol, ma quello perché non sono capace. Però poi insomma la squadra è forte, i giocatori girano e siamo riusciti a fare il terzo gol e quindi vincere. Due calci di rigore, abbiamo provato Isaac, non è un granché, anzi diciamo pure che forse non giocherà più o magari lo metteremo in panchina. E niente ragazzi, settimana prossima sicuramente ci sarà qualche altro video, e come sempre partite complete, io non vi faccio vedere nessun taglio, la partita completa, commentate e io vi aspetto al prossimo, ciao ciao ciao.